Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G. Oggi parliamo delle nuove RX 7000 perché c'è qualche notizia estremamente interessante e soprattutto parleremo delle RTX 4000 perché potrebbero già essere sul mercato sotto forma di un prodotto al quale diciamo che è stato tolto qualche condensatore. Voi adesso vi chiederete perché parlare in questo momento dell'anno di schede video, dato che si sa che saranno annunciate nella seconda metà del 2022, beh, perché i prezzi si stanno aggiustando, magari molte persone sono riuscite ad acquistare una scheda video, ma chi non l'ha ancora acquistata è giusto che si tenga informato sull'argomento, secondo me. E se siete interessati ad acquistare una scheda video al momento, vi consiglio di andare a guardare il link del canale Telegram che c'è in descrizione, perché fa parte del gruppo Agile Tech Tracker. Possiamo dire che Agile Tech Tracker è un network perché praticamente abbiamo un canale principale, canali divisi per tre fasce di prezzo per quanto riguarda le schede video, stiamo per lanciare un canale delle offerte e abbiamo un gruppo ristretto in cui voi potete entrare a far parte, in cui ci sono anche io personalmente, e siamo semplicemente degli appassionati di informatica, tecnologia, e discutiamo comunque di qualsiasi argomento e soprattutto molte volte siamo più veloci della concorrenza nella pubblicazione di offerte tech o comunque schede video a un prezzo decisamente conveniente, per cui date un'occhiata al link in descrizione. Ma tornando a noi, parliamo un pochettino di news e di leak interessanti. Magari se avete piacere nell'inviarmi qualche leak e volete che io ne parli, che spieghi qualcosina, io sono praticamente su Telegram, su Instagram, nei messaggi privati di Twitch, venite a trovarmi live, praticamente mi trovate dappertutto. Il punto di G, mi chiamo sempre il punto di G, e magari vi menziono in un video, vi ringrazio pubblicamente per avermi inviato la live e potrete entrare a far parte della Genius Army. Genius Army, mi piace questa cosa. Comunque, AMD Radeon RX 7700 XT, quindi non stiamo parlando della top di gamma, bensì di una scheda grafica basata sul chip Navi 33. Sarà una scheda video con GPU a processo produttivo TSMC 6 nanometri, 8 giga di GDDR6 e si dice che potenzialmente sarà pari o superiore alla RX 6900 XT in rasterizzazione e sicuramente più veloce della 6900 XT per quanto riguarda il ray tracing, con 200 watt di potenza per funzionare al massimo delle possibilità? Sì, vabbè, ma stiamo scherzando, non è possibile, dai. Ad ogni modo, WCCF Tech ha pubblicato questo articolo, che comunque vi lascio in descrizione se volete andare a dargli un'occhiata, e dice che la linea di schede video basate sulla famiglia RDNA3 sarà basata su schede video multi-chip o a chip monolitico. Nello specifico, la 7700 XT avrà una misura del DAI che sarà compresa tra i 360 e i 460 mm quadrati, che è rispettivamente l'11 o il 30% del chip Navi 21 sulle quali si basano le schede video della serie RX 6000, che hanno una superficie di 520 mm quadrati, perché appunto il processo produttivo è passato da 7 nanometri a 6 nanometri, sempre targato TSMC. Diciamo che le cose importanti che vi interessa sapere è, come ho detto, che le GPU saranno decisamente con clock più alto, saranno più efficienti, ci saranno 8 giga di memoria GDDR6, non X, perché suppongo scaldino di meno, ma sarà ottimizzato il bus di 128 bit, saranno praticamente delle GDDR6 velocissime, che probabilmente faranno concorrenza alle GDDR6X, ma forse AMD ha veramente voluto puntare a delle schede video che servano, diciamo, a degli utilizzatori normali, quindi non magari a chi voglia farci mining o voglia farci altre cose. Quindi, boh, vedremo un attimo come andrà il tutto. Ma la cosa più interessante è che una 7700, quindi stiamo parlando di una medio-alto di gamma, andrà a scontrarsi direttamente per le performance con la top di gamma della scorsa generazione. Cioè, stiamo parlando di ciò che faceva Nvidia qualche tempo fa. Non so se voi ricordate la serie 700. Quando uscì la GTX 780 Ti, la 780 Ti è storica praticamente, tutti rimasero sorpresi quando la GTX 970, quindi una medio di gamma della generazione successiva, riusciva effettivamente ad eguagliarne le prestazioni. Poi c'è stata la stessa cosa con la 980 Ti e la 1070, poi è arrivata la serie 2000 che praticamente ha distrutto qualsiasi canone creato prima d'ora di Nvidia,
e ad oggi c'è la 2080 Ti che praticamente è una 3070 con 3 giga di memoria RAM in più. AMD, se riesce a fare questa cosa, darà in pratica la possibilità a molte più persone di avere le performance di una top di gamma della scorsa generazione, magari pagando molto di meno. Poi il fatto dei prezzi lo sappiamo, bisogna sempre vedere con l'attuale situazione politica al mondo, eccetera, eccetera, e vedere poi se ci sarà una shortage anche con le nuove schede video. Io spero di no, sinceramente. Ma il futuro si prospetta decisamente roseo. Adesso però parliamo un pochettino di Nvidia, perché Nvidia sappiamo che ha da poco lanciato sul mercato questa fantomatica RTX 3090 Ti. La 3090 Ti come la Big Fat GPU, quella che è proprio grossa, proprio bella, la GPU curvy, quella che tutti vorrebbero avere nel proprio PC e che non vorrebbero mai che gli cadesse su un piede perché potrebbe spaccare veramente una luce. E qualche tempo fa io ero in live sul canale del signor Rama95, che vi consiglio di andare a seguire su YouTube perché è un simpaticone pacioccone, ciao Rama, e abbiamo visto il teardown della 3090 For the Win 3 Ultra da parte di Gamer Nexus. Cos'è il teardown? È semplicemente un disassemblaggio della scheda, cioè si prende la scheda, si apre letteralmente e si vede il PCB per andare a capire come le fasi di alimentazione siano strutturate sul PCB, come la memoria RAM sia strutturata sul PCB, come il tutto possa essere dissipato nella maniera più efficiente nel caso in cui si volesse andare a fare un impianto a loop custom a liquido. Abbiamo notato una cosa interessante, che poi Videocards ha pubblicato sul proprio sito secondo indiscrezioni di Igor Slab, e cioè la 3090 Ti deficita di alcuni chokes, di alcuni MOSFET e anche alcune varianti, attenzione, deficitano del nuovo connettore a 12 pin che dovrebbe essere appunto lo standard della prossima generazione. Come potete vedere dalle foto, ci sono vari PCB, tra cui una 3090 Ti Supreme X, ma anche la Founders, sui quali mancano letteralmente dei transistor, dei condensatori, dei chokes, dei MOSFET, perché evidentemente sono delle versioni con dei cut down di componentistica. Adesso, non è la prima volta che vediamo questa cosa, perché Nvidia non è nuova a questa pratica. Quando io ho aperto la mia 3080 ho notato, certo, che mancassero dei chokes, che mancassero dei MOSFET, ma perché? Perché, e soprattutto mancassero, attenzione, due chip di RAM, perché la 3080 è fondamentalmente il PCB di una 3090 o di una 3080 Ti, al quale poi vengono aggiunte altre fasi di alimentazione, altro VRM, per appunto poter far esprimere alla GPU più potenza. Però un salto cross-gen così è qualcosa di estremamente interessante. Ora, per come la vedo io, le strade da intraprendere possono essere due. Uno, veramente le RTX 4000 riusciranno a consumare anche 600 watt di potenza, perché se mancano dei componenti, tra cui i connettori PCI Express, evidentemente, beh, sono in grado di ciucciare tutta sta potenza dal vostro alimentatore. Oppure non avranno un consumo energetico troppo più elevato di una 3090 Ti, che sinceramente parlando è male, ma non così male. Cioè, sono ormai, lo sappiamo raga, sono finiti i tempi in cui si cerca di dare più prestazioni con il dispendio minimo di energia, e a quanto pare Nvidia ha letteralmente preso l'Intel approach of things. Cioè, sì, che te ne frega dell'ottimizzazione, tu butta le frequenze, le performance, 800 watt, sì, vabbè, che fa? Chi è che non ha un alimentatore da 1800 watt a casa? A parte le buone notizie per quanto riguarda la RX 7700 XT, vi lascio con dubbi e non certezze, quindi ringraziatemi per questo nei commenti. Ci ho detto, vorrei sapere la vostra, cosa ne pensate prima di tutto dell'RX 7000? Per me potrebbe essere, se mai avessi la possibilità di acquistarne una, l'anno della svolta, perché potrei veramente passare a una scheda video AMD, non lo so, perché se queste sono le premesse delle RTX 4000, e cioè arrivare a consumare veramente un casino di corrente, io ho solo un alimentatore da 1200 watt, come faccio? Perdonatemi, ci devo alimentare due PC, come faccio? Nvidia, rispondimi, ti prego, rispondimi! Ad ogni modo, sono estremamente curioso di sentire la vostra opinione. Vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella se il video vi fosse piaciuto e voleste rimanere aggiornati sui video del Punto di G. Nei prossimi giorni ci saranno video estremamente interessanti, collaborazioni con aziende che, raga, finalmente si sta muovendo qualcosa e sono estremamente contento. E ci vediamo al prossimo video.
sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Fate i bravi, mi raccomando, e non consumate 1200 watt per una scheda video.